E poi gol! Quindi Toscano lascia da Sarri, Sarri in mezzo per Laudanno, e contatto! Sommella rivista la taglia, sotto, anche sotto! Sommella! Ecco a cercare Peluso che perde palla, attenzione a Sarri, il sinistro! Sorgente, va Carbone! Italo, prova Pezzuoli in avanti, Pezzuoli prova a girarsi a destra! Ferretti con Mancino! Il super gol di Ferretti! Quarta giornata in Europa League vede a porsi quest'oggi la squadra del Deportivo La Mela contro gli uomini dell'AEK. Subito partenza importante per i ragazzi in maglia bianca, che possono vantare di un organico ampissimo e sfiorano subito la rete del vantaggio grazie a Deo. La risposta di Muraggia, che adesso si oppone ma non riesce a fermare il gol dell'1-0 di Deo, dimenticato nell'area di rigore. Subito dopo pochissimi secondi il vantaggio Deportivo, Guaradino lo serve, cerca l'azione personale e perde palla, poi riparte Deo cerca Milo, Muraggia la va sua, Giliberti, Guaradino pressato, lo scambio che non riesce, ancora Milo, può provare il mancino, Muraggia con i piedi, regalo Zoppoli, Zoppoli ancora Muraggia, ma te c'è, ti arriva qua. Il secondo palo Deo! Ancora buona per Milo. Milo. Ma tanto non sarà mai Milo della settimana. Deo! 2-0, doppietta di Deo. Il Deportivo La Mela raddoppia. Quaratino attaccato da Deo. Poi campione per Andreano, che la tiene in campo non più. Campione, salta l'uomo, campione destro, tiro di poco al lato. Deve andare a storico. Guaratino, c'è inserimento di De Martino. Guaratino, il palo colpito da Guaratino. Che fai Dani? Che fai? Volevo concludere. Giambu, sei bello ma non trasparente. Bello questo capello. La vita lo trova. Da uno sotto a De Scarlatti. Milo! Arriva il gol del 3-0. Jacopo Milo, Giambu, levati! Dedica a Gianluca Domestico. È già il secondo, pure Fabio De Martino. Domestico entra almeno l'80% di Milo. Pure più dell'80%. Destro! Mezza buccia di Riolo. 3-1 per? 3-1 per il Deportivo. Da già uscire, manco cazzo qua per il partito, ti giuro. Ma lo faccio vedere. Ma che cazzo è? No, perché devo. Cambio! È rosso al domestico. Rosso per domestico è qua. Sul punteggio di 3-1 finisce qui. Due volte scemo già. Il primo tempo. Andrea, tu sei. Parte secondo tempo, 3-1 il punteggio per Deportivo La Mela. E il palo subito colpito da Campione. Sfortunati, c'è da dire, ragazzi del AEK che avrebbero potuto sicuramente trovare più gloria in questo primo tempo. Vedremo adesso come si metterà la seconda frazione di gioco. Bene comunque i ragazzi maglia bianca che adesso trovano questo pallone in avanti per Milo. Milo si scarica, anzi no, per Deo. Adesso ci arriva il pallone. Deo poi contrato il suo tiro. Torna su questo pallone. Fine. Si spegne sul fondo il tentativo di... guarda questo, vabbè, allora là il problema è che noi ogni volta mischiamo. Campione sale palla al piede, campione vuole fare tutto da solo, campione, il palo colpito da campione, un altro palo incredibile per l'AEK. Ti trovi? No, no, 30, non ti trovi? No, 30 mi trovo.
Ah, io black e white club. Ma secondo me 3 contro 1 Zoppoli. C'è che serve Milo Muraggia. Ma cosa fai? Un miracolo. Sei un pezzo. Subisci blu. Non so se resta questa cosa di aiuto, ne lo fate. Guaratino. Respinta. Deo, 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 tutto campo Deo. Deo, ancora Muraggia. Si sta immolando oggi. Ma fu così sabato venerdì scorso. La difesa fanno cagare. Giliberti, Giliberti! Palla sul fondo. È venuto con la macchina. Sì. Campione, deviazione. Ah, no, ma è rigore. È rigore. Abito. Il mancino. Mamma mia, Muraggia. Quasi migliore in campo. Che poi no. Che sta perdendo. Il destro di Quaratino. Che sfortuna per l'AEC. Assolutamente. Vabbè, chiudo a lui, ma non c'è. Poi sprega d'uccillo. Non c'è. Di chi? Gioca alle trulli. Sì. Grande set. Sì. Forse già qui. La chiusura di Vulcano. Milo. Zoppoli. È bello, non mi tocca. Campione, c'è Quaratino a rimorchio. Quaratino può farlo. Quaratino, no. Mattia, sono due partite. No, domani mattina vengo, vai tu. Io vado il pomeriggio. E chi va a fare il video tuo? Poi si vede. Io mi sento al pomeriggio, poi non gioco e faccio il video. Ma il football, che giacca. Sì, sì. Schiaccia campione e trova la rete del 3-2. Like, accorcia le distanze, finalmente la potente occasione svanite. Io dicevo 3-3. Perché non è chiuso solo 2 poi? No, so. Ancora campione! Arriva il pari subito! Il pareggio, c'è da dirlo, meritato del like con bomber campione. Scritto e tutto. Eh? Io non so di qualche squadra, c'è, si mangia, c'è una bella. Finisce qui sul punteggio di 3-3. Un risultato giusto per quello che si è visto in campo. I valori espressi sono equilibrati. La differenza l'ha fatta Portirone Muraggia, migliore in campo. Questo 3-3 fra AEC e Deportivo La Mela. Una partita un po' strana, soprattutto per il fatto che dopo i 2 gol di svantaggio la partita sembrava ormai destinata a finire. Insomma, grande scelta. Invece, con grande dimestichezza della squadra, anche con un po' di sfortuna sotto, è riuscita ad agguantare il pareggio. Grande merito tuo che hai sventato qualche contropiede. Bisogna dirlo, migliore in campo meritato. Merito tutta la squadra, sono partite abbastanza combattute, ma pareggio. Senti, posso fare una domanda dalle retrovie? Chiedo, cosa hai pensato all'ultimo secondo quando c'è stato quel gol non gol di Milo? Sono andato a prendere la palla e ho pensato che era gol, solo che poi per fortuna ha battuto davanti. Senti, croce e delizia per te come portiere, ti volevo chiedere a chi ti ispiri come estremo difensore? Come estremo difensore? Non saprei, anche perché non ho un idolo, diciamo. Non ho un punto di riferimento, di ispirazione. Va bene. Buona determinazione per Muraggia. Speriamo che le prossime partite riesca a assicurare altre buone prestazioni. In bocca al lupo a te e alla squadra.